Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! La fisiologia numerale consiste nello studio dell'azione reciproca degli organi che entrano nella costituzione di un numero, poi questa stessa azione sugli altri numeri e sugli organi costituenti questi altri numeri. La legge che governa questo secondo aspetto della costituzione dei numeri, cioè della fisiologia, è la legge del ternario, che è una legge generale. Ecco i tre termini che costituiscono il ternario e sono un termine attivo, un termine passivo e un termine neutro risultante dall'azione dei due primi l'uno sull'altro. Poiché questa legge deve applicarsi ovunque, cerchiamo i numeri che agendo l'uno sull'altro producono il 3. E questi numeri sono 1 e 2, poiché 1 più 2 uguale 3. Nello stesso tempo possiamo comprendere il senso dei tre primi numeri, che è il seguente. Il numero 1 rappresenta l'attivo, il numero 2 rappresenta il passivo, il numero 3 rappresenta la reazione dell'attivo sul passivo. Secondo il metodo analogico, possiamo sostituire la parola attivo con la cifra 1, che rappresenta tutte le idee governate da questo principio, cioè l'uomo, il padre divino, la luce, il calore, eccetera. Secondo che lo si considera in tale o tal'altro di questi tre mondi: mondo materiale, mondo morale o naturale o mondo metafisico o archetipo. Lo stesso si dica delle parole passivo, che potete sostituire con il 2, e neutro con il 3. Vedete che i calcoli applicati alle cifre si applicano matematicamente alle idee nella scienza antica, il che rende i suoi metodi così generali ed anche così differenti dai metodi moderni. Con ciò abbiamo dato gli elementi della spiegazione della rota di Guillaume Postel, o in italiano Guglielmo Postel. Adesso si tratta di dimostrare che quanto abbiamo detto fino ad oggi sui numeri era veramente applicato nell'antichità e non è stato il frutto della nostra immaginazione. Prima ritroviamo queste applicazioni in un libro ebraico di cui lo stesso Frank non contesta l'antichità, il Sefer Yetzirah, di cui abbiamo fatto la prima traduzione francese. Ma poiché questo libro è soprattutto cabalistico, preferiamo citare dei filosofi antichi. E qui viene citato Pitagora, il quale afferma: poiché l'essenza divina è inaccessibile ai sensi, impieghiamo per caratterizzarla non il linguaggio dei sensi, ma quello dello spirito. Diamo all'intelligenza o al principio attivo dell'universo il nome di monade o di unità, perché è sempre lo stesso. Alla materia o al principio passivo quello di diade o di molteplicità, perché è soggetto ad ogni specie di cambiamenti. Infine, quello di triade, perché è il risultato dell'intelligenza e della materia. Poi viene citato Fabre d'Olivet, il quale afferma: mi basti dire che Pitagora, nel designare Dio con uno, la materia con due, esprimeva l'universo con 12, che risulta dalla riunione degli altri due. Si sa che la dottrina di Pitagora riassume quelle degli Egizi, suoi maestri,
quelle degli ebrei e degli indiani, e poi quelle dell'intera antichità. Ecco perché citiamo questo filosofo, preferibilmente ogni volta che si tratta di spiegare un punto della scienza antica. Conosciamo il senso che gli antichi davano ai numeri 1, 2 e 3. Ora vediamo alcuni degli altri numeri. Il quaternario riporta all'unità i termini 1, 2 e 3 di cui abbiamo parlato. Eccone un esempio. Il padre, la madre e il figlio formano tre termini nei quali il padre è attivo e corrisponde al numero 1, la madre è passiva e corrisponde al numero 2, il figlio non ha sesso, quindi è neutro, e corrisponde a 1 più 2, cioè al numero 3. E qual è l'unità che racchiude in sé i tre termini? È la famiglia. Ecco la composizione del quaternario, un ternario e l'unità che lo racchiude. Quando diciamo una famiglia, enunciamo in una sola parola i tre termini di cui è composta. Ecco perché la famiglia riconduce il 3 ad 1, o per parlare con il linguaggio della scienza occulta, il ternario all'unità. La spiegazione che abbiamo data è, crediamo, facile a capirsi. Tuttavia ci sono poche persone che avrebbero potuto comprendere prima di questo esempio la frase seguente estratta da un vecchio libro ermetico. Ridurre il ternario per mezzo del quaternario alla semplicità dell'unità. Se si comprende bene ciò che precede, si vedrà che 4 è una ripetizione dell'unità e che deve agire come agisce l'unità. Così, nella formazione di 3 con 1 più 2, com'è formato il 2? Con l'unità che si oppone a se stessa, come potete vedere. Dunque, vediamo nella progressione 1, 2, 3, 4, prima l'unità 1, poi una opposizione, poi l'azione di questa opposizione sull'unità, 1 più 2 uguale 3. Infine abbiamo il ritorno ad una unità d'ordine differente di un'altra ottava, se osiamo esprimerci così. Ciò che sviluppiamo ci pare comprensibile. Tuttavia, poiché la conoscenza di questa progressione è uno dei più oscuri punti della scienza occulta, ripetiamo l'esempio della famiglia. Vediamolo assieme. Il primo principio che appare nella famiglia è il padre, l'unità attiva, 1. Il secondo principio è la madre, che rappresenta l'unità passiva, 2. L'azione reciproca, l'opposizione, produce il terzo termine, il figlio, 3. Infine, tutto ritorna in una sola unità attiva d'ordine superiore, che è la famiglia, 4. Questa famiglia agisce come un padre, un principio attivo su di un'altra famiglia, non già per dar nascita ad un figlio, ma per dar nascita alla casta da cui si formerà la tribù, unità di ordine superiore. La genesi dei numeri si ridurrebbe dunque a queste 4 condizioni e poiché, secondo il metodo analogico, i numeri esprimono esattamente delle idee, questa legge è applicabile alle idee. Ora vi mostro quali sono questi 4 termini. Abbiamo separato la prima serie dalle altre per dimostrare che è completa in 4 termini e che tutti i termini seguenti non fanno che ripetere in un'altra ottava la stessa legge, poiché scopriremo in questa legge una delle migliori chiavi per aprire i misteri antichi.
e la spieghiamo maggiormente applicandola ad un qualunque caso particolare, per esempio lo sviluppo sociale dell'uomo. Ecco quest'altro schema. Questa legge che abbiamo dato in cifre, cioè in formula generale, si può applicare a numerosi casi particolari. Però riprendiamo lo schema precedente, quindi, no? Della legge, dei quattro termini. Non notiamo qualcosa di particolare in queste cifre? Che cosa significano i segni 10 su 1, 11 su 2, 12 su 3, posti alla fine del nostro primo esempio? Per saperlo, dobbiamo dire qualche parola sulle operazioni impiegate dagli antichi sulle cifre. Due di queste operazioni sono indispensabili da conoscere e sono la riduzione teosofica e l'addizione teosofica. Vediamo la riduzione teosofica, che consiste nel ridurre tutti i numeri formati da due o più cifre in numeri di una sola cifra, addizionando le cifre che compongono il numero fino a che non ne resta che una sola. Come in questo esempio. 10, 1 più 0 è uguale a 1, 11, 1 più 1 è uguale a 2, 12, 1 più 2 uguale a 3. Lo stesso vale per i numeri composti, come per esempio 3221, dove ci sarà 3 più 2 più 2 più 1 uguale a 9. Oppure 666, 666, il cui totale è 18, e 18 è un 8 più 1 uguale 9, per cui il numero 666 è uguale a 9. Da ciò deriva una considerazione molto importante, cioè che tutti i numeri, qualunque siano, non sono che delle rappresentazioni delle 9 prime cifre. Poiché le 9 cifre, come si può osservare nel precedente esempio, non sono che rappresentazioni dei 4 primi numeri, tutti i numeri sono rappresentati dai 4 primi. Ora, queste 4 prime cifre non sono che degli stati diversi dell'unità. Tutti i numeri, qualunque siano, non sono che delle manifestazioni diverse dell'unità. Vediamo ora l'addizione teosofica, operazione che consiste, per conoscere il valore teosofico di un numero, nell'addizionare aritmeticamente tutte le cifre dall'unità fino al numero stesso. E vediamo sullo schermo. Ecco che, come vediamo, la cifra 4 è uguale in addizione teosofica ad 1 più 2 più 3 più 4, ovvero 10. La cifra 7, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7, uguale a 28, che poi viene ridotto immediatamente a 2 più 8 uguale 10. Se volete far stupire un algebrista, presentategli la seguente operazione teosofica. 4 uguale 10, come abbiamo visto in precedenza, 7 uguale 10, perché era uguale 28, 8 più 2 uguale 10, dunque, quindi, 4 uguale 7. Queste due operazioni, riduzione e addizione teosofiche, non sono difficili da capire e sono indispensabili per poter comprendere gli scritti ermetici, rappresentando, secondo i più grandi maestri, il cammino che la natura segue nelle sue produzioni. Verifichiamo ora matematicamente la frase che abbiamo citato precedentemente. Eccola qua sul vostro schermo. Ridurre il ternario per mezzo del quaternario alla semplicità dell'unità. Il ternario è 3, il quaternario è 4, 3 più 4 è uguale 7,
7 per riduzione teosofica. Abbiamo visto che 7, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 è uguale a 28, ovvero 10, 8, 2, 10, che per addizione teosofica e riduzione del totale diventa 1 più 0 uguale 1. Ecco che l'operazione verrà scritta così: 4 più 3 uguale 7 uguale 28 uguale 10 uguale 1, 4 più 3 uguale 1. Ora riprendiamo l'esempio cifrato dato per primo. Eccolo qua. E facciamo alcune osservazioni a suo riguardo servendoci dei calcoli teosofici. Prima osserviamo che l'unità riappare, cioè che il ciclo ricomincia dopo tre progressioni che avevamo visto in precedenza: 10 che è 1, 11 che è 2, 12 che è 3, eccetera. Ora, queste tre progressioni rappresentano i tre mondi nei quali è racchiusa ogni cosa. Osserviamo poi che la prima linea verticale, 1, 4, 7, 10, 1, che abbiamo considerata come rappresentante dell'unità a diverse ottave, la rappresenta poiché, vediamo qui il calcolo, 1 è uguale ad 1, 4, 1 più 2 più 3 più 4 è uguale a 10, ovvero ad 1, 7, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 è uguale a 28, ovvero 10, 8 e 2, 10 uguale ad 1, 10 quindi è uguale ad 1, 13 è uguale a 4 che è uguale a 10 che è uguale ad 1, 16, 6 e 1 è uguale a 7 che abbiamo visto essere uguale a 28, ovvero 10, ovvero 1. Possiamo così continuare la progressione fino all'infinito e verificare quelle famose leggi matematiche che ci apprestiamo a considerare, non ne dubitiamo, come mistiche, non potendo comprenderne la portata. A coloro che credessero che queste sono delle fantasticherie nebulose, consigliamo la lettura delle opere sulla fisica e sulla chimica di Louis Lucas, dove troveranno la legge precedente designata sotto il nome di serie ed applicata a delle dimostrazioni sperimentali di chimica e di biologia. Se la chimica e la fisica non sembrano ad essi abbastanza positive, consigliamo loro di leggere le opere matematiche di Wronski, sulle quali l'istituto fece un rapporto molto favorevole. Opera i cui principi sono interamente estratti dalla scienza antica o scienza occulta. Ecco un quadro della generazione dei numeri che può spiegare perfettamente il sistema di Wronski. Si vede in questo quadro l'applicazione della legge cifrata 1, 2, 3, 4, eccetera, di cui abbiamo oggi tanto parlato. 1 e 2 danno origine a 3 e da questi tre numeri escono tutti gli altri, fino al 9, secondo gli stessi principi. A partire dal 9, tutti i numeri si riducono, per riduzione teosofica, ai numeri di una sola cifra. Del resto i numeri sono disposti a colonne, di cui tre principali e due secondarie. Le indichiamo con cifre di grossezza differente. Vedete quest'altro schema. Ora, seguendo ed estendendo considerevolmente lo studio che abbiamo abbozzato, Barlet ha potuto stabilire il quadro seguente che può essere considerato come una chiave definitiva del sistema numerale.
uno dei punti di vista della fisiologia dei numeri è l'azione di un essere numero su un altro essere numero, azione racchiusa nelle quattro grandi operazioni. 1. Uscita dell'unità verso la molteplicità in riga o addizione. 2. Uscita al quadrato di Pitagora o moltiplicazione semplice. 3. Uscita al cubo o moltiplicazione cubica. E infine 4. L'essere numero, per questa via che passa da un piano all'altro. 3 appartiene al piano degli spiriti. 3 per 3, ovvero 3 alla seconda, appartiene al piano delle forze astrali. 3 per 3 per 3, o 3 alla terza, appartiene al piano della materia. Poiché il primo lavora sulla riga, il secondo, 3 alla seconda, sul piano e il terzo, 3 alla terza, sui solidi. Quindi il rientro della molteplicità nell'unità avviene con la sottrazione, con la divisione e con la radice quadrata o cubica, secondo i piani. Ecco dunque la rappresentazione positiva e vivente di questa famosa evoluzione e di questa misteriosa involuzione. Dopo questa classificazione dei numeri con i loro componenti cifrati, arriviamo a constatare la rappresentazione delle polarità o dei sessi, che è effettuata dall'esistenza dei numeri pari o femminili e dei numeri dispari o maschili. E qui vediamo gli esempi di numeri maschili e femminili. Notiamo subito una proprietà di zero, che è di rendere pari, materializzandoli, i numeri essenzialmente dispari. Così ad esempio 3 è dispari e maschile, allorché 30, quindi aggiungendo al 3 lo 0, diventa pari e femminile. I numeri pari non sono cambiati di qualità dalla materializzazione di 0. 4, che è un numero pari, con l'aggiunta dello 0, resta pari, diventando 40. Due numeri pari uniti tra loro determinano un numero pari. 2 e 2 danno 22, che è pari. 6 e 6 danno 66, tutti numeri pari. E due numeri dispari uniti tra loro danno ugualmente un numero dispari. Quindi il 3, numero dispari, e il 7, numero pure dispari, sia in 37 che in 73 danno numeri dispari. L'unione in giustapposizione e non in addizione di un numero pari con un numero dispari è determinata dall'ultima cifra. Prendiamo il caso del 32, dove 3 è dispari e 2 è pari. Quando il 2 termina, si ha un numero pari. Quando è il 3 a prenderne il posto, si ha un numero dispari. 32 pari, 23 dispari. Un'altra applicazione concerne i numeri detti simpatici, o per parlare in immagini, le cosiddette anime sorelle dei numeri. Per ottenere il numero simpatico di un numero qualunque di due cifre, è sufficiente rovesciare l'ordine di ciascuna di queste cifre. Così il numero dispari 13 ha per numero simpatico l'altro numero dispari 31, che è ottenuto con l'inversione delle due cifre 1 e 3, 13-31. Ugualmente il numero pari 24, che ha per numero simpatico il numero pari 42.
Certi numeri formati da due cifre identiche non si presentano che sotto un solo aspetto. Sono i cosiddetti numeri egoisti e rappresentano il neutro nella gerarchia numerale. Ad esempio, i numeri egoisti pari e dispari 11, 22, 33, 44, 55, eccetera. I numeri sono più carichi di potenza luminosa se sono più vicini all'unità e posseggono meno luce se se ne allontanano. Quindi, in altre parole, un numero è tanto più grande in valore effettivo quanto è più piccolo in valore cifrato. Chiaramente il numero 1 è il più potente di tutti. Poi la rappresentazione geometrica o figurativa di un numero può darci la chiave dei cosiddetti campi di forza azionati e il loro sistema di equilibrio per ogni numero. Così ecco che il numero 3, che ha per rappresentazione cifrata 3, ha per rappresentazione geometrica il triangolo. Ora, la cifra è sempre simile a se stessa e 3 non differisce per nulla da 3, ma il triangolo può essere equilatero o rettangolo e con ciò ci mostra delle funzioni differenti nelle linee di forza generate dal numero stesso. Bene, nel prossimo video affronteremo il terzo aspetto della costituzione dei numeri, ovvero la psicologia. A presto!